Ciao. Oggi ti volevo raccontare di una cosa che mi è successa la settimana scorsa. Sì. E, giustamente di lunedì mattina, perché sì. Per iniziare bene la giornata. E la settimana. E la settimana, sì. E, a un certo punto con il nostro sistemista in ufficio ci rendiamo conto che c'è una macchina con la CPU al 100%. Dalla notte aveva iniziato da praticamente niente a stare sempre al 100%. E dopo un po' mi scrive appunto il sistemista che aveva trovato un malware. Era su un cron, lui l'aveva ripulito, ok, tutto a posto. E cercando di riavviare i servizi della macchina, ci mettiamo sul log di sistema, tipo. E perché non si riavviavano determinati servizi e mi rendo conto che ogni minuto c'era riportato l'orario, ogni minuto iniziava un processo con un cron. Ok, quindi anche difficile da ritrovare. E quindi gli ho detto: ma sei sicuro che hai sistemato il malware? Sì, era qui, andiamo sul file di cron, zacchete e ce lo ritroviamo. E è stato interessante da vedere perché risalendogli dal log di sistema vedevo che faceva una chiamata ad un pastebin, uno di quei servizi che ti permettono di copiare, incollare e condividere quindi dei pezzi di test, esatto. E insomma, cercando anche su i servizi attivi in quel momento con Top, ci siamo messi là davanti a vedere che cosa stava succedendo, perché anche per vedere chi è che si prendeva tutta quella CPU. Ogni tanto compariva e poi scompariva un watchdog, ma leggendo bene era scritto watchbog, quindi invece che la D, la sì. B. Ok. E compariva e scompariva, e in effetti si più al 133%, tipo, in quel momento. E quindi cercando abbiamo trovato che questo è un Trojan che si installa sfruttando delle vulnerabilità di determinati servizi. Nel nostro caso era Jira, però in altri casi per esempio è Jenkins. Si installa, se sei fortunato, con l'utente che segue questo software, quindi nel nostro caso per fortuna l'utente era Jira. Sì, sempre per il discorso che è sempre bene differenziare gli utenti che seguono applicazioni web dagli utenti normali, perché hanno meno diritti di amministrazione e meno da root diritti. Soprattutto esatto. E quindi si installa e inizia a minare cryptocurrency. Ok. Fantastico. Lì per lì il pensiero è stato: certo che questi sfruttano il nostro server e non ci danno nemmeno una percentuale. Nemmeno una percentuale. Che cavolo. Insomma, minano cryptocurrency e basta. Loro stanno lì, ogni tanto il servizio si sveglia e fa cose. E per trovare l'eseguibile, alla fine l'abbiamo trovato, il PAT l'abbiamo trovato online, continuando a cercare informazioni su questo watchbog. Abbiamo trovato il PAT online, un PAT assurdissimo che io gli ho detto: ma sì, ma ti pare che funziona? Invece stava lì. E meraviglioso, perché il software di per sé era binario, quindi non abbiamo potuto leggere lo script che faceva queste cose. Però c'erano dei file in JSON, per esempio, di configurazione. Quindi potevi configurare quanta CPU prendeva, i thread, non mi ricordo. Erano un sacco di configurazioni che si potevano fare. Minava una cryptocurrency in particolare, non erano Bitcoin, era un altro. E alla fine tutto quello che abbiamo trovato online per sconfiggerlo non ha funzionato. Abbiamo provato a cambiare i permessi sulla cartella dove c'era questo script, niente, e a cancellarlo ovviamente. Abbiamo provato a cancellargli il cron, abbiamo provato a reinstallare il cron ma con dei permessi differenti, niente. Non so che altri tentativi ha fatto, comunque tutto quello che trovavamo online che aveva senso, insomma, non RM asterisco, insomma, okay. L'abbiamo provato
E alla fine ha vinto lui. Abbiamo dovuto gettare la spugna. Esatto, abbiamo preso il backup del database di Jira e abbiamo buttato via la macchina. Ok. Questo mi fa venire un po' in mente un articolo che leggevo questa mattina, mm-hmm. in cui praticamente c'era un'azienda, che non ricordo qual è, che praticamente ha creato una finta factory, una finta azienda di produzione, mm-hmm. in cui erano presenti server, dei PLC, delle macchine industriali, hanno tirato su un'infrastruttura con delle macchine fisiche e virtuali in cui tutto il sistema effettivamente comparisse come un'azienda di produzione, uh-huh. e quello che hanno fatto è lasciar fare agli hacker il discorso di attacchi, cioè si sono predisposti per tutti gli attacchi possibili, uh-huh. per fare uno studio a basso livello di come agiscono gli hacker, di quello che fanno e dei loro obiettivi. E in effetti è un po' curioso vedere che lo scopo ultimo di tutto questo non era far danni all'azienda, mm-hmm. perché un'azienda di produzione ha possibilità magari di mettere mano a dei macchinari, caspita, lì fai danni fisici, sì. volendo. L'obiettivo era quello invece di fare soldi, cioè quindi sono stati installati prima di tutto due ransomware, mm-hmm. che sarebbero dei virus che praticamente... Dio, quanti anni 90? La parola virus. Virus, sì, infatti ormai c'è la categorizzazione per ogni cosa. Esatto. E sono dei software che vengono installati in una macchina, criptano i file, mm-hmm. e vogliono, gli attaccanti vogliono dei soldi per decryptare i file. Quindi sono stati creati due ransomware. Sono stati installati diversi software per fare criptovalute, quindi mm-hmm. usavano le macchine, anche i PLC, per minare criptovalute, e anche router sfruttavano per creare criptovalute. Caspita. Tutto quello che poteva essere sfruttato, che avesse un minimo di potenza computazionale, era sfruttato per minare o diffondere il proprio attacco. Uh-huh. E quindi era curioso vedere come l'obiettivo non è più quello di avere, diciamo, un attacco, diciamo, mirato al mondo fisico, o comunque sia avere un'azione di qualche tipo. Ormai è chiaro che prima di tutto, forse l'idea che mi sono un po' fatto è che questo tipo di attacchi non sono neanche più condotti da qualcuno, non è che c'è qualcuno che dice ok, ha aperto una nuova azienda, adesso ci installo mm-hmm. i ransomware, eccetera. Credo che sia più che altro botnet. Sì. Magari pilotati da qualche algoritmo di intelligenza artificiale che vanno alla scoperta di questi sistemi, mm-hmm. e ci installano, fanno degli attacchi tipo per installare quello che portare a termine il proprio lavoro. Mm-hmm. Diciamo che questa azienda ha appunto creato un sistema tipo proprio per essere più vulnerabili possibile. Uh-huh. Anche più standard possibile. Più standard possibile, sì, sì, perché attacchi. Poi alla fine di macchinari industriali con software proprietario ce ne stanno tantissimi, e sono meno attaccabili perché sono meno diffuse, uh-huh. ed è più difficile reperire quell'hardware specifico. Uh-huh. E in effetti questo discorso della botnet poi in effetti ci ho pensato proprio ieri. C'era una macchina che aveva il disco pieno, mm-hmm. per i log, cioè mm. abbiamo una macchina con installato Zabbix per fare il monitoraggio di altre macchine, e aveva il disco pieno perché i log erano pieni di botnet che cercavano di fare login SSH su quella macchina. Cioè, anche per fortuna quella lì è una macchina protetta da alcune da password, comunque sia protetta da un firewall, comunque sia sta usando chiavi private criptate con password, mm-hmm. cioè, quindi entrare un po' è difficile, mm-hmm. però cioè, in un mese riempire 11 giga di log, caspita, non è proprio
E quindi ecco, sì, c'è anche tutto il discorso delle botnet, non è più ormai un discorso di fare un hacking Puntuale. puntuale o comunque sia mirato a penalizzare un'azienda, ma è chiaro che ormai è soltanto una questione di meramente di soldi, Sì. volendo, perché comunque sia c'è qualcuno che ha creato questa botnet e la sta mandando in giro per internet. Poi c'è anche tutto il discorso delle macchine zombie, no? Nel senso che ci sono delle macchine che non manifestano un attacco, comunque sia non manifestano problemi perché all'interno hanno delle botnet che a loro volta rispacciano attacchi verso altre macchine, Certo. quindi magari il computer dell'ufficio o il computer di casa sta lì che non dà sintomi particolari, ma viene usato per rilanciare altri attacchi. Assicuro. Considera che questo watchdog, appunto, una delle prime cose che fa, leggendo la documentazione che abbiamo trovato, è assicurarsi che non ci siano altri software che minano Per criptovalute per disabilitarli. Sono dei, effettivamente dei zombie, cioè dei, no, più dei Cioè, si zombie. pestano i piedi a Sì, vicenda, perché esatto. adesso sono arrivato io, fermi tutti, adesso mino Ecco, si io. potrebbe usare questo botnet, ma questo diciamo malware per Spegnere. spegnere gli altri Sì, malware. esatto. È una specie di hacking, come si fa per i virus veri, insomma, Sì. no? Che li modifichi per fare il vaccino, Esatto. puoi prenderne uno di questi per modificarlo Esatto. e spegnere tutti i problemi di crypto Esatto, mining. sì. Sì, più o meno è quello potrebbe essere, ma in effetti poi come funzionano gli Gli antivirus? antivirus, sì. Tracciano la firma del virus e lo buttano via, insomma, lo identificano e lo spengono. Anche se poi, ovviamente, come tu mi testimoni, trovare una maniera efficace per debellarlo in alcune volte è anche abbastanza Sì, complesso. anche perché quello che abbiamo trovato online, abbiamo trovato tanto, una volta che hai capito come si chiama questo Trojan, ne trovi tantissima documentazione, devi quindi stare un po' a cercare, e da quello che abbiamo trovato, alcuni dicevano, ah sì, trovi l'eseguibile, tanto è un file bash, lo leggi e fai al contrario tutto quello che lui fa. Ok, Ok. ci sta, peccato che non è più così, magari in passato Sì, era così, adesso non è più. certo, perché E quindi evidentemente c'è anche dietro uno sviluppo continuativo sì, di. sicuramente. E sicuramente può essere il fatto che magari alcune volte è bene difendersi con degli strumenti a pagamento oppure pagare delle infrastrutture in più, dei prodotti in più, ad esempio dei firewall che ti permettano di dire: ok, mi ha installato questo virus, ma in effetti io poi non ci fai niente perché io non ti, ma, Sì. ti blocco il passaggio di dati in ingresso e in uscita. Sì. Sì, si può, diciamo, prevenire o comunque sia raggirare il problema adottando degli strumenti specifici, Ah, adesso. anche banalmente aggiornando i software che poi Sì, offrono queste backdoor per entrare. Perché in questo caso è stato quello il problema. E infatti un'altra soluzione era aggiorna, gira e vedrai che il problema sparisce. Mi pare un po' strano, tant'è che infatti avendolo aggiornato è rimasto, Sì. nonostante abbiamo cancellato il cron, è comunque rimasto. Quindi vabbè. E va bene, allora. Grazie per avermi raccontato di questa esperienza. Prego, ogni tanto ce ne avrò una nuova da dirtene, perché ogni 2 mesi più o meno me ne capita una nuova. Eccellente. Grazie, Grazie a ciao. te. Ciao.